Ciao ragazzi e benvenuti sul canale. In questo video andiamo a lavorare questi due grezzi, quindi stiamo parlando di un 100 mm lungo poco più di 200 e di un 100 mm lungo 40 mm. Quindi disegna la mano e iniziamo subito. Iniziamo con il pezzo più grande e lo mettiamo sulle griffe. Qui abbiamo detto che il profilo da fare è questo, come potete vedere c'è parecchio da togliere e sicuramente ci muoviamo così, cioè facciamo prima una sgrossatura fino a metà perché non arriviamo con la lunghezza utensili, li lasciamo un millimetro di sovrametallo sul diametro, quindi 5 decimi sulle facce, giriamo il pezzo, sgrossatura della seconda fase sempre col millimetro di sovrametallo e poi facciamo le finiture. E per il diametro esterno qua chiama un diametro 100 e fondamentalmente anche il grezzo fa diametro 100, non è tollerato, quindi appena il diametro, diciamo così, viene fuori dal grezzo, il pezzo sarà considerato finito. L'altra considerazione da fare è che su pezzi come questo, dove fondamentalmente è un tubo, non conviene prendere grezzi pieni come questo. E che a causa Covid non ho potuto uscire, quindi ho preso questo grezzo su internet, è costato un po', ma pazienza. Ottimo, abbiamo forato l'interno e adesso con l'utensile che sporge quanto basta per arrivare a metà andiamo a sgrossare. Qui per una questione di evacuazione trucciolo andiamo a sgrossare prima la prima metà e poi la seconda metà finché non arriviamo in centro al pezzo. Così praticamente qui si ritrova un diametro bello largo e i truccioli possono evacuare in totale sicurezza. Ed eccoci qua, e per adesso abbiamo sgrossato un po' tutto quanto e adesso cambio l'utensile e metto questo un po' più massiccio e andiamo a fare la prefinitura.
E adesso giriamo il pezzo. Eccolo qua intanto. E qui, esattamente come prima, andiamo a fare una bella sgrossatura, e da tenere conto però che diversamente da prima, qui siamo presi su un diametro precario perché nella parte più critica abbiamo uno spessore di 4 mm, 4 mm sul raggio si intende, e quindi nella fase di sgrossatura dobbiamo asportare poco e con poco avanzamento. Ragazzi, volevo aprire un attimo la parentesi. Allora, come potete vedere, con l'utensile non sono dritto, quindi parallelo alla lavorazione, ma sono leggermente inclinato così. Questo è fondamentale perché se io stessi dritto, praticamente lo stelo qui creerebbe poca via di fuga, quindi poco spazio, e i truccioli andrebbero a urtare direttamente sull'utensile, facendo anche dei danni importanti, diciamo così. Mentre leggermente inclinato, qui c'è tutto lo spazio perché i truccioli con la forza centrifuga, diciamo, passino, e questo non mi crea nessun problema. E questo è il nostro pezzo sgrossato. E niente ragazzi, qua sappiamo bene, abbiamo detto all'inizio video che abbiamo avuto tanto scarto di materiale, ma per questa volta abbiamo dovuto fare così. Non potevamo andare dal nostro fornitore di fiducia a prendere un tubo e lo abbiamo fatto dal pieno. E ovviamente questo allunga i tempi, allunga tante cose, ma alla fine ci siamo riusciti. E adesso andiamo a fare le finiture. Quindi pezzo sulle griffe e chiudiamo. Qui diamo una controllata per vedere se siamo abbastanza centrati per il margine del diametro esterno. Vediamo. Un decimo e mezzo ci può stare benissimo, perché considerate che durante la sgrossatura qua si è deformato tutto.
Ottimo ragazzi, come possiamo vedere il pezzo è venuto su ma non del tutto, per esempio qua è venuto su, qui non è venuto su, mentre qua sì, questo è dovuto alle deformazioni della sgrossatura e ci sta benissimo. Alla fine a me mi basta avere tre punti, diciamo, puliti dove appoggiare le griffe e io sono a posto. Adesso per finire la prima fase andiamo a fare gli smussi, quindi incliniamo il carretto 45 gradi e chiudiamo. Adesso giriamo il pezzo e cerchiamo di non prenderlo sulla parte grezza, questa qui. Quindi così. Vediamo il centraggio. Io mi sono già centrato fuori onda, però vediamo come siamo messi. 4 centesimi. Adesso vado a fare faccia e diametro, e dove però lascio un po' di sovrametallo, e adesso vediamo il perché. Quindi qui abbiamo il diametro interno che è abbastanza in fase con il diametro esterno, il quale è in fase con le prime finiture. E per fare il diametro esterno chiudo tutto e prendo il pezzo sul diametro fatto appena adesso. E non c'è male. E questo è il risultato finale. E mettiamo il pezzo per fare l'ultima finitura. Quindi qui abbiamo messo questa carta che protegge e fondamentalmente le griffe non chiudono qua sotto dove abbiamo il diametro finito, diametro interno, ma chiudono qui dove abbiamo un po' più di spessore.
E vedete che se facciamo luce, la griffa non prende sull'estremità. E andiamo a forare col solito attrezzo. E qua ragazzi abbiamo finito il pezzo, abbiamo fatto foro, foro a 120 gradi, insomma 3 per lato, e adesso andiamo a svasare in questa maniera qui, quindi trapano e in maniera molto delicata svaso. Mentre per svasare per dentro prendo lo svasatore e faccio questo movimento, vedete, ci vuole un po' di pazienza però si può fare, l'operazione è fattibile. Dopo un bel po' di lavoro, eccoci con il nostro pezzo finito. Adesso proviamo a lavorare questo grezzo e vediamo cosa viene fuori. Quindi qui vado a fare una preparazione di circa 5 mm di profondità per prendere il pezzo in sicurezza. Perfetto, abbiamo fatto la presa a pezzo, adesso ruotiamo il grezzo e lo prendiamo così. Adesso mettiamo un po' di olio perché sennò l'alluminio lega e con molta calma andiamo a fare il filetto. Adesso che il filetto ha l'invito mollo
tiro via. Andiamo avanti con il giramaschi. Veramente ottimo ragazzi, devo dire che sono molto contento e adesso andiamo avanti facendo tre fori a 120 gradi, diametro 3,5. Quindi mettiamo il solito attrezzo per forare, avvitatore e via. Cambio foro. Mi assicuro di essere in centro. Ok, c'è un po' di errore. Perfetto. Adesso faccio la svasatura così leggero con l'avvitatore. Perfetto. Anche qui. Ottimo ragazzi, qua abbiamo finito praticamente tutta la prima fase, ma prima di girare il pezzo passo un po' di questa spugna abrasiva. E noi adesso abbiamo il pezzo che è veramente molto lucido, e ci si può quasi specchiare sopra. Ma siccome deve essere anodizzato, questa le dà una mano poi quando verrà anodizzato, appunto la finitura risulterà un po' più interessante. E la spugna abrasiva fa togliere il lucido, quindi il pezzo diventerà opaco, ma sarà più gradevole poi una volta anodizzato. Ragazzi, prima fase completata e adesso giriamo il pezzo per fare la seconda fase, semplicissima. Dobbiamo solo portare la lunghezza giusta. Quindi qua andiamo a sgrossare con delle torniture facciali, facciamo smussi, svasatura, finitura finale della faccia e il pezzo sarà finito. Anche qui abbiamo finito. Ed eccoci qua ragazzi con la presentazione finale. Quindi qui abbiamo l'ultimo elemento costruito che è il tappo, molto molto carino devo dire,
E qui fondamentalmente va messo questo, che è un sensore, quindi si passano i cavi. Qui sul sensore, come potete vedere, c'è una R che fa tenuta e poi questo si avvita. Perfetto. Mentre sul cilindro, quindi sulla parte più fonda interna, questa meno fonda, questa è più fonda, ci va montata questa, che è una lente praticamente. Qui c'è una pseudo R fatta da me, fatta fuori onda, diciamo, e questa va messa così, e grazie all'OR farà tenuta. Poi dentro ci verrà messo una telecamera, perché questo non è altro che un adattamento per una telecamera per fare riprese subacquee. E poi, diciamo così, il tappo va a fare la stagnazione. Adesso non lo metto perché senza l'OR rischio di graffiare, diciamo, tutta la sede, però capite che questo va montato così. E vedete come la lente riprende? È una lente veramente fatta molto bene e così si filmerà, diciamo, sotto acqua. Qui tramite i fori, e ovviamente io non li ho filettati perché verranno filettati da terzi, si metteranno dei grani per fare in modo che questa lente e questo tappo non fuoriescano, diciamo, anche se la pressione idrostatica lavora a favore, quindi schiaccia sempre. E questo è il progetto finito.